Allora, Luigi Di Cicco, la sua è veramente una storia incredibile. Sì, diciamo è una storia incredibile. Ognuno di noi si dice che ha una storia, la mia è abbastanza forte perché abbiamo dato poi alla fine un titolo allo scritto, insomma, abbiamo fatto questo libro con Michele Cucuzza, appunto, dal titolo Gramigna, e Gramigna comunque è un'erbaccia che distrugge un po' tutto, e la mia storia fa capire che anche da un'erbaccia, da una cosa negativa, può nascere qualcosa di positivo. Niente, sta a noi stessi scegliere da che parte stare. Io racconto, insomma, una cosa molto forte che sul territorio non solo campano ma italiano è abbastanza, ecco, c'è questa gramigna abbastanza diffusa, abbastanza diffusa, che si chiama mafia, e io dovevo far parte di un sistema. Sin da piccolo sono cresciuto in una famiglia dove purtroppo erano parte del sistema, e abbiamo fatto sì, e hanno fatto sì, che Luigi non diventasse parte di quel sistema che si chiama Gramigna. E niente, sono contento, stiamo girando un po' l'Italia e abbiamo fatto sì che questo progetto... Lei incontra i bambini, gli sì, studenti, infatti, gli alunni, va nelle carceri. Io incontro un po' tutti dove ci chiamano, perché questa si è creata una rete abbastanza bella, forte, che si chiama UNICEF Nazionale, ci porta nelle scuole, Agiscuola, si è creato proprio un rapporto con gli altri attraverso, appunto, questa rete, che sono state capaci, dopo il libro, a creare il film. Il film sta girando un po' in tutte le scuole d'Italia e sto incontrando una marea di gente. Qual è la reazione degli studenti e qual è quella dei detenuti? Ma la bellezza è questa: parecchie docenti mi raccontano che quando guardano il film sono attenti, che di solito quando i ragazzi vanno al cinema stanno sempre un po' col telefonino in mano, oppure è normale, quando una cosa non ti interessa sei preso sempre dall'oggetto telefono, e invece stiamo riscontrando che c'è un bel rapporto che si crea, una bella magia proprio con i giovani, e capiscono, perché non è vero che i giovani non capiscono, i giovani capiscono, siamo noi che dobbiamo fargli capire certe cose, noi un po' più grandi, e quindi niente, vediamo che c'è un bel riscontro e c'è un bel dibattito dopo che abbiamo visto il film, perché dopo il film ci abbiamo sempre il dibattito con loro, e niente, sono contentissimo, a volte non trovo neanche le parole giuste. Se lo sarebbe aspettato? Non me lo sarei aspettato. Infatti siamo partiti con questa testimonianza, diciamo, io sono stato contento di aver incontrato un personaggio come Michele, oltre ad essere amici poi abbiamo sposato questo progetto della mia autobiografia, e assieme a lui a quattro mani abbiamo scritto questo libro. Però sai, sei sempre un po' scettico, perché comunque parli sempre di una situazione o di un rapporto con gli altri, anche perché dico, quando vado in giro dico non vado a fare il professore perché non ho studiato tanto, però sono contento perché con la semplicità arrivi a chi è di fronte, questo vorrei dire, certi valori, no? di trasparenza, di onestà, e quella semplicità e umiltà che quando vai in giro riesci a trasmettere, questo fa sì che chi è di fronte sia più felice di te in quel momento che gli stai parlando, perché si vede che gli trasmetti qualcosa, e noi io sono contento proprio per questo, perché non è tutto scontato che fai un libro, certo, pure fai un progetto, lo metti in piedi e dici ok, me l'ha sposato PM Edizione di Milano, perché poi c'è anche da dire questo, la PM che è una grossa casa editrice, certo, UNICEF Nazionale, che non è, voglio dire, un ente piccolo, un ente internazionale, e quindi sono contento del percorso che sto facendo, che stiamo facendo tutti assieme, e spero che questa gramigna cresce sempre di più, ma nel senso positivo, non negativo. Quindi grazie anche a voi che ci avete ospitato qui a Terni, al proprietario della libreria, Michele Castellani, che comunque ha fatto sì che questo sabato, io sono tre giorni che giro, sì, sono contentissimo, questa è l'ultima tappa di questa settimana, domani ritorno a Roma, e niente, Terni mi piace l'ambiente, adesso ci andiamo a vedere il film e poi facciamo il dibattito con... Due cose le volevo chiedere ancora. Mi ha colpito molto quando lei ha detto che ha maturato questa idea di affrancarsi da quell'ambiente quando è partito militare sul treno. Sì, perché io parlo di libertà, no? Cioè, qua tutto gira attorno alla libertà che noi stessi ci dobbiamo prendere. Io
praticamente quando sono partito per il militare ho iniziato a vedere un altro mondo, perché vivendo sempre nell'ambiente dove stavo, quello era il mio mondo e vedevo solo, sempre le stesse cose. E ho iniziato ad assaporare un odore diverso e quindi da lì ho iniziato a capire che c'erano altre cose che erano più belle, c'era un odore diverso e alla fine mi sono andato a prendere quella libertà che ognuno di noi comunque merita. Quindi quello è. Quali sono invece i rapporti suoi oggi con sua madre e suo padre? Allora, io dico sempre che poi dalla sfortuna di essere comunque cresciuto purtroppo in una famiglia che vivevano in un sistema non bello, sono stato fortunato perché comunque alla fine ho avuto due genitori. E mio padre, io dico sempre, mio padre ha fatto i suoi errori ed è giusto che paghi, per carità di Dio, ci mancherebbe se... E ho avuto una mamma eccezionale che ha fatto sì che il figlio crescesse come tanti ragazzi che crescono male, anche se non è stato difficile, perché quando a casa ti trovi quasi tutte le sere perquisizione dei carabinieri, oppure tutte le settimane devi girare i carceri, perché poi non è solo mio padre che stava nel sistema, anche i miei zii, quindi noi vivevamo tutti in un contesto familiare un po' particolare ed è stato molto difficile, solo che poi i miei genitori hanno fatto praticamente quel percorso che ogni genitore dovrebbe fare, essere duro con i propri figli e fargli capire che certe cose non si fanno. E io dico che oggi mio padre magari sta vivendo attraverso i miei occhi una seconda vita, perché un genitore è sempre soddisfatto quando vede un figlio che cresce bene, cioè nel senso che comunque si dà da fare, lavora e fa. Il mio progetto, che si chiama Gramigna, sono già 4 anni che sto girando e vedo che c'è una bella risonanza di rispetto degli altri di questo progetto e c'è comunque quella voglia di riscatto. Quando tu ti racconti c'è anche dall'altro lato, perché comunque sta tanti giovani che hanno voglia pure loro di riscatto, no? E io mi sento un ago nel pagliaio e speriamo che quest'aga diventano tanti aghi che comunque fanno sì che crescono. Quello è... Come la sua vita oggi? Niente, la vita oggi è normale, semplicissimo. Io ho un'attività a Civitavecchia, ho una famiglia, ho una bambina di 10 anni, Benedetta, che saluto sempre e che niente, è bello, perché tu pensa, quando io ero piccolo non ho mai avuto mio padre fuori a una scuola ad aspettarmi, perché purtroppo non potevo. Non ho mai avuto, io giocavo a pallone, amante del calcio, e non, mentre vedevo gli altri che avevano i genitori, il papà sugli spalti che lo guardava, io stavo lì. Oggi andare a prendere mia figlia a scuola, andarla a vedere a danza, cioè ecco la libertà di fare queste cose con semplicità, con quella cosa proprio di dire: ah, mi sto godendo la vita, anche solo a me a pigliare un caffè con un'amica. Questa è la cosa bella, quindi non bisogna pensare sempre i soldi, il potere, cioè pensiamo a una cosa che è bella e ce l'ha data il cielo, Dio, come lui mi chiama, ognuno lo chiamasse come gli pare, cioè che è la vita, e la vita si deve vivere, cioè in un modo sereno, punto. Noi siamo di passaggio sulla terra e deve essere serena la nostra vita, perché si dice che una volta solo si cambia, si dice una volta solo si muore, quindi poco. Voglio dire, alla fine che dobbiamo fare? Cioè, non possiamo regalare la nostra vita alla negatività, cioè, io l'ho capito questo, grazie a Dio, l'ho capito presto e mi sto facendo il mio percorso normalissimo, quindi a volte sognare in grande significa lottare per avere una vita normale. Grazie Luigi, grazie, in bocca al lupo. Un bacione.